E come la giusta tradizione, finisce l'anno e buttiamo la spazzatura. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Ultimo video dell'anno, non poteva non essere quello dei prodotti finiti, perché di buon auspicio dicono buttare la spazzatura o le cose vecchie a Capodanno, lasciarsele dietro le spalle. E allora vediamo cosa butterò questo fine anno, cosa ho consumato e cosa invece riporterò, ricomprerò anche nel 2018. Qua vedete cose che fuoriescono dalla busta, ora mano a mano le elimino. Ho terminato l'idrolato di fiori di arancio bio della Saponaria, buonissimo, io lo uso come tonico al mattino dopo la detersione. 3 spruzzate di questo idrolato, il mattino assume delle connotazioni fiorite, frizzanti, veramente veramente meravigliose. Ha un buon potere astringente, leggermente anche addolcente, rischiarante, certo non è che vi toglie le macchie, però vedete la pelle proprio che lo assorbe e sta bene, e lo ricomprerò senz'altro anche nel 2018. Ho finito questo, il Baby Bath della Sien. Non ha questo dispenser quando lo comprate, ma il tappo verde senza dispenser, è il tappo quello che si stappa e si versa così sulla mano. Io ho sostituito con un tappo dell'igiene intima, di una vecchia igiene intima della Sien, che ha il gambetto così lungo, ci sta perfettamente, e l'ho usato per l'igiene intima. Mi sono trovata molto molto bene, deterge, non irrita, non è aggressivo, lenisce, è un ottimo prodotto, è il Baby Bath con camomilla extra per una detersione gentile, ed effettivamente una detersione delicata e gentile. Ottimo ottimo prodotto alla Lidl, poco più di 2 euro. Uno dei miei shampoo preferiti del 2018 è sicuramente il Sien Nature Wild Rose. Questo shampoo, a cui non hanno dato 2 lire, in realtà costa sui 2 euro, 200 ml, quindi non è uno dei più economici della linea Sien, però fa parte di questa linea Sien Nature. Oltre ad avere un profumo di rosa spettacolare, è uno shampoo veramente ottimo. Qua dice per capelli secchi e danneggiati, io non li ho secchi, sì li ho un po' danneggiati, però devo dire che deterge a fondo, non secca i capelli, non secca la cute, non fa... con tutto che per capelli secchi, la mia paura era che ungesse i capelli molto velocemente, invece con questo shampoo i capelli durano puliti ben 4 giorni, cioè io al 4° giorno li lavavo, più per una mia questione personale che non per un'esigenza vera di capello sporco. Non appesantisce il capello, lo tiene abbastanza leggero e voluminoso e idratato. È un ottimo ottimo prodotto e se lo trovate ve lo consiglio vivamente. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, inviatomi dalla Benecos, che ringrazio per avermelo fatto conoscere, perché io sinceramente non l'avrei acquistato, è il gel doccia alla vaniglia. Questo è un gel, quindi si presenta proprio come un gel tra le mani. Ha una schiuma leggerissima, non fa una grande schiuma. Quello che fa è l'effetto spa sotto la doccia. Se voi lo mettete sulla spugna e poi sotto la doccia ve lo passate addosso, come naturalmente si fa quando uno fa la doccia ombretta, bene, il profumo di vaniglia, ma di una vaniglia naturale, non di una vaniglia chimica, si spande ovunque e vi avvolge. È un profumo molto dolce e molto femminile, molto molto dolce, quasi caramelloso. La vaniglia, quando è proprio nello zucchero al velo, mischiata anche con un po' di miele, è spettacolare. Sembrava di farsi la doccia in un... circondati, ecco, sembrava che la nuvola di vapore che si forma fosse una nuvola di zucchero filato alla vaniglia. Meraviglioso. Se amate le fragranze dolci, questo sotto la doccia è veramente una coccola e lo ricomprerò senz'altro. Il profumo però non dura sulla pelle oltre la doccia, ma la coccola che c'è nel momento in cui vi fate la doccia è fantastica e lascia la pelle bella morbida e non tirata, ma bella nutrita. Mi è piaciuto moltissimo, l'ho finito in un lampo, ogni doccia usavo lui. Non mi è piaciuto invece, stranamente, perché a me questi piacciono sempre molto, della Garnier, senza siliconi e senza parabeni, l'Hydralis Coconut Liss. Forse questi poteri liscianti appesantivano un po' troppo il capello,
e ungevano enormemente il capello. Il profumo è meraviglioso, molto fruttato, come tutti gli shampoo della Garnier, io li adoro. Specie questi della linea Fructis hanno un'essenza che a me piace tantissimo, però non lo comprerò più perché della famiglia Garnier è quello che mi piace meno sui miei capelli. Se avete i capelli molto secchi, allora sì, può darsi che sia sia lo shampoo che fa per voi. Se avete una cute che tende a ingrassarsi velocemente, allora ve lo sconsiglio. Non mi è piaciuto parimenti della Garnier l'ultra dolce balsamo riparatore intenso rimedio d'acero. Di questa linea ho adorato il bagnoschiuma, mi è piaciucchiato lo shampoo, non mi è piaciuto il balsamo che si districava ma appesantiva molto il capello, lo lasciava un po' sporchino, almeno sui miei capelli. I miei capelli hanno una spora che assorbe troppo e poi contiene i siliconi, quindi volendo ritornare a una routine senza siliconi, credo che nel 2018 non lo comprerò. Ricomprerò il bagnoschiuma che era fantastico. Ho finito troppo velocemente, secondo me, il Dentamentin Eco Bio Dentifricio Naturale Total Repair certificato ICEA. Allora, questo l'ho comprato in un negozio tipo Acqua e Sapone, vicino casa mia. Chiedi Catania, in quel negozio che vende un sacco di saponi, in Viale Vittorio Veneto, di fronte alla scuola Mario Rapisardi. Che dire... troppo leggero, la menta è alla menta e liquirizia, il sapore è troppo blando. Io la mattina ho bisogno di una sferzata energetica maggiore anche per l'alito, non che mi puzzi particolarmente, ma mi serve proprio per svegliarmi quel freddo glaciale in bocca, che non deve essere esagerato ma neanche così blando. Quindi se non sopportate i dentifrici troppo mentolati, allora questo è quello che fa per voi. Però la cosa che ho notato è che mi è finito subito. Noi usiamo lo spazzolino elettrico, quindi la quantità di dentifricio è relativamente piccola, perché si ne mette un toppolino sulla testina tonda. Bene, è finito in un lampo questo. Ce n'erano 75 ml come molti dentifrici, però proprio mi è volato. Non lo ricomprerò perché non c'è convenienza, perché è costosetto rispetto ai dentifrici, non c'è gusto di energia la mattina... e non ho notato grandi differenze sui denti, ma questo con nessun dentifricio. Come sempre, la mia boccettona di Hot Pink Sea è nel mio deodorante d'elezione per l'inverno. Questo è veramente un deodorante che non lascia spazio al sudore, senza alluminio cloridrato e toglie ogni odore, veramente, è un ottimo, forse troppo aggressivo per alcuni, ma per me è un ottimo deodorante. L'unica cosa che mi dava fastidio era la vaporizzazione esagerata che mi entrava nelle vie aeree. Io ormai lo metto solo in un modo: la mattina esco dalla doccia, io faccio la doccia ogni mattina, quindi esco dalla doccia, metto l'accappatoio e poi infilo sotto l'accappatoio, in modo che i vapori rimangano tutti intrappolati dentro. La mattina quando esco dalla doccia lo infilo sotto l'accappatoio e spruzzo sotto l'accappatoio, in modo che i vapori non circolino in aria e vadano belli localizzati lì dove devono andare. Risulta un pochino aggressivo in estate sotto le mie ascelle, però è un ottimo prodotto. Palette testa nera, biondo, chiaro, la colorazione 86 non mi è piaciuta. Io uso saltuariamente la palette testa nera, non questa pronta con ossigeno e tinta, ma solamente il tubetto di tinta che poi mescolo io con l'ossigeno. Quello ha un potere coprente fantastico, dura tantissimo. Questa rispetto a quella, no, non ve la consiglio, costa di più e tinge di meno. Le colorazioni sono belle, dentro c'è qualunque cosa di schifoso voi possiate desiderare, ma purtroppo devo ricorrere a queste perché le tinture bio, nella colorazione sempre la stessa e sempre la mia, sono veramente difficili da trovare. Quindi quando non trovo quelle devo ricorrere a queste. Però questa l'ha presa Gabriele sbagliando la tipologia, gli ho detto il tubetto, lui mi ha portato questo, ma ragazzi, è un uomo che vogliamo, non possiamo anche pretendere che imbrocchi esattamente il modello della tintura che vogliamo, già che prende la marca e il colore io sono felice, lo ringrazio, gli sono profondamente grata. Quindi non lo comprerò più nel 2018 questo. Ricomprerò invece
le ho già ricomprate, le salviettine toujours alla Lidl. Queste nella confezione azzurra e viola sono le mie preferite, più di quelle gialle e viola, perché queste le trovo sempre più imbibite, sarà una casualità, però sono sempre più impregnate di prodotto. Le uso per qualunque cosa, per pulirmi le mani quando faccio i video e faccio gli swatch, per pulire il sederino di Enzo quando siamo fuori casa e succede un imprevisto, per igienizzare le mani quando sono fuori casa, per struccarmi quando non ho le mie salviettine struccanti e la sera mi scoccia alzarmi dal letto, magari ho visto un film, sono già bella al calduccio, non voglio uscire dal letto. Loro mi aiutano e lasciano la pelle idratata, pulita, e non vengono i brufoli l'indomani, sciolgono anche il mascara, quindi le amo e le ricompro sempre. Ho finito, ma non ricomprerò mai più, perché l'ho finita solo perché ci ho aggiunto perché l'ho smezzata in due boccette e ho aggiunto mezza boccetta di olio, di un olio naturale, infatti vedete è molto oleosa qui la boccetta, l'acqua micellare tripla azione Eco Bio Cosmesi Fior di Magnoli. È un'acqua micellare bio che costa anche poco, ma che non strucca. Io quando mi strucco con l'acqua micellare voglio che tolga tutto, specialmente il trucco occhi, richiedo all'acqua micellare di togliere. Proprio questo è il trucco occhi, non lo toglie per niente. Il trucco del viso sì, ma quello se ne va con qualunque cosa, anche con un batuffolo di tonico, voglio dire, ma il trucco degli occhi rimane tutto, quindi per me è una spesa inutile. Con l'olio ha funzionato Con l'olio ha funzionato un pochino meglio, ma mica tanto, eh? Dovevo sfregare a lungo per fare sciogliere il rimmel. E io non uso né un mascara waterproof né un eyeliner waterproof. Non mi sono piaciuti neanche i 120 dischetti per make up di Fior di Magnoli a 100% cotone, perché li trovo troppo flosci. A me il cotone 100% piace fino a un certo punto. Sì, è delicato, ma è troppo floscio. Ho bisogno di qualcosa di più rigido tra le mani, perché io metto molto prodotto sul dischetto, quindi se è troppo molle poi diventa una pappa e non mi piace, quindi non li ricomprerò. A sorpresa, non ci avrei scommesso un centesimo, mi è piaciuto tantissimo il balsamo ai semi di lino dei Provenzali. Allora, quando lo comprai vi feci la haul e vi mostrai in diretta la mia delusione nel capire che dentro c'erano i siliconi, perché senza SLS, senza SLS, senza PEG, senza parabeni, ma i siliconi ci sono, magari non tantissimi, ma ci sono. Fatto sta che a 2,20€ mi pare lo acquistai, avevo paura, come moltissimi dei balsamo dei Provenzali, che fosse un po' blando. A parte il fatto, un profumo spaziale, che io ero convinta fosse di lavanda, invece non è di lavanda, ha un profumo meraviglioso e poi un potere di stricante giusto, cioè li liscia bene senza appesantirli troppo, si sciacqua facilmente, lascia i capelli belli profumati, ha una consistenza più fluida che cremosa, quindi mi piace, perché sotto la doccia, visto il baby beccuccio, è anche facile da far venire fuori dalla boccetta. Mi è piaciuto tantissimo, è uno dei pochissimi balsamo dei Provenzali che mi è piaciuto veramente veramente molto, magari malgrado non abbia un inci 100% bio. Non andrò a ricomprarlo subito, ma se dovessi ritrovarlo, perché no? Mi è piaciucchiata questa maschera I'm Real Rice Mask Sheet Clear Skin, quindi una maschera al riso purificante, rischiarante, perché questo potere rischiarante io su questa tipologia di maschera non mi è piaciuta. Molte di queste maschere mi piacciono, i tolimoli, alcune invece è come se non le mettessi. Questa è una di quelle. Del resto io ho comprato queste maschere di tolimoli su Amazon con un'offerta spaziale, per cui conveniva prenderle, ma se avessi comprato questa da Sephora al prezzo in cui le vende Sephora sarebbe stata una grande cantonata, opterei per altre. Poco da dire sul solvente classico senza acetone Parisienne. È un solvente classico senza acetone, meno potente di quello della Ciel, ma fa il suo dovere, ci sta un po' di più, ma rimuove lo smalto. Sulla sua delicatezza sapete come la penso sui solventi, sempre solventi sono. Terminato due penne sistema errori dello smalto della Essence. Queste le trovo all'OVS sui 2 euro e qualcosa,
si chiama penna per manicure 3 in 1 per sistemare il profilo attorno all'unghia. Mi trovo molto bene, le uso spesso. Ho finito il mio top coat preferito, Essence The Gel Nail Polish. Questo è il top coat migliore che io abbia mai usato tra tutti i top coat di tutta la mia vita. Fa durare lo smalto una settimana tranquillamente sulle vostre mani, pur facendo lavori manuali come quelli che faccio io su Arte per Te. È ottimo, l'unico difetto che ha è che a poco meno di mezza boccetta, il mio è arrivato più o meno qui, dovete buttarlo perché diventa troppo denso, troppo filamentoso, non si riesce a consumare fino in fondo la boccetta, ma voglio dire è poca roba perché una boccetta dura talmente tanto, essendo così lungo l'effetto che fa sulle unghie, che la spesa viene comunque ammortizzata, spesa che tra l'altro è molto esigua, non costa neanche 3 euro, quindi ottimo, ottimo top coat. Saluto, dopo averla ridotta ai minimi termini, l'ho proprio usata, la terra compatta, la bronzing powder di Puro Bio nella colorazione 01. Io la usavo per il contouring, ho distrutto la confezione, ripulito la cialda, l'ho veramente consumata fino alla fine. Io la uso sia come terra per il contouring che come ombretto nei trucchi di tutti i giorni, quando devo andare veloce faccio una base bianca e poi do un'ombreggiatura con questa. Già ne ho cominciato un'altra con la nuova formulazione, devo dire sono degli ottimi prodotti, le polveri Puro Bio io le adoro, come adoro le loro matite. Ottima, ottima, ottima questa terra matte, un bel colore per il contouring che non sia né troppo freddo né troppo caldo, bella. Ho finito la Long Lasting Stick di Kiko nella colorazione 04. In realtà ce n'è una micro punta infinitesimale, questa qua, che è pure staccata, guardate, dondola, quindi la finirò molto presto e non volevo portarmela per un altro mese nel cassetto dei finiti, anche perché come è finita la sorella, sapete come finiscono queste, mentre le passate cade la punta e una volta che poi fuoriesce dallo stick io lo butto via. L'ho consumato, mi è durato un sacco. Questo l'ho conosciuto perché ce l'avevo nel cassetto e l'avevo snobbato per una vita, poi ho cominciato ad usarlo e mi sono innamorata. Per la rima inferiore dell'occhio io uso quasi esclusivamente lei. Ho finito la prima per proprio smaltirla e ho avuto proprio la voglia di ricomprarla e adesso ho finito anche la seconda. Questo vi fa capire quanto buono sia questo prodotto ed è ottimo per la rima inferiore dell'occhio, perché se avete un occhio che come me col freddo, col vento, lacrima, lei una volta che si asciuga non se ne va più, rimane indelebile sotto l'occhio, però al momento dello struccaggio viene via con molta molta facilità. Ottimo, ottimo prodotto. Ho finito il mio mascara preferito, l'Amplifies di Wycon. Questo mascara mi piace moltissimo, moltissimo. È un mascara low cost, costa sui 7 euro e ha uno scovolino bellissimo perché riesce a pettinare le ciglia pur volumizzandole ed allungandole, non fa l'effetto pastrocchio, non fa l'effetto ciglia unica alla Candy Candy, ma comunque pur nell'allungarlo, nel riempire, nel dare corpo alle singole ciglia, le lascia singole, quindi tutte le ciglia diventano proprio a ventaglio, lunghe, incurvate, dura tutto il giorno, si toglie facilmente con lo struccaggio ma non se ne va durante la giornata. Ottimo, ottimo, ottimo prodotto, veramente ottimo. Ho finito dopo vari anni un Double Wear di Estée Lauder, il concealer più famoso di Estée Lauder. Allora, questo concealer a chi lo consiglio? Alle donne che cercano una copertura media, medio-bassa, perché non ha una copertura alta, a meno che non lo stratifichiate lasciandolo in posa tra una stratificazione e l'altra, diventa una cosa un po' più macchinosa. Mi è piaciuto, non va nelle pieghette, lascia uno strato sottile, non ha un grandissimo potere illuminante, però ha un buon potere correttivo. Cosa non mi è piaciuto? Che prima della sua fine è morto il packaging, nel senso che lo scovolino si è spostato
pelato tutto quanto, ha perso tutti i pelini, quindi quando io l'applicavo non applicavo più qualcosa di morbido e confortevole, ma applicavo un pezzo di plastica dura e contorno occhi, e questo mi dava fastidio perché il momento del trucco per me deve essere un momento coccola. Se c'è qualcosa che mi infastidisce, perde la poesia quel momento, no? È il momento della mattina in cui stai riprendendo coscienza, ti rimetti in pari col mondo, devi ripartire e vuoi che tutto proceda liscio. Lo so, sono piccole cose, ragazzi, però se uno spende 20 euro, 22, non mi ricordo quanto è costato, per un concealer, il packaging secondo me deve durare fino alla fine del prodotto. Tutto qua. Comunque un ottimo prodotto che non ricomprerò perché ci sono molti altri concealer, anche low cost, che fanno lo stesso identico lavoro. Vedi il Maybelline cancella età. Bene, questi i miei prodotti finiti del mese di dicembre 2017, quindi ora buttiamo la spazzatura. Vi ho raccontato anche di ciò che porterò nel 2018. Fatemi sapere se la pensate come me, se invece dissentite da quello che vi ho detto, se mi volete consigliare qualche prodotto da usare nel nuovo anno. Fatemi sapere se volete il video dei preferiti dei prodotti beauty e dei prodotti cura del corpo per il 2018, quindi i prodotti preferiti del 2017. Ditemelo nei commenti qua sotto. Buon anno, buona fine d'anno a tutti e buon inizio del 2018 a tutti, che sia un anno pieno di bellezza, già che siamo in un canale che parla anche di questo, che sia un anno pieno di bei propositi da realizzare, di tanta salute, felicità, prosperità per voi e i vostri cari, di salute, amore per tutti. Queste sono le due cose fondamentali della vita, la salute e l'amore, e soprattutto che sia un anno della riscoperta dell'io, del noi stessi. Vogliamoci bene, prima a noi e poi a tutti gli altri, perché la cosa è conseguenziale. Quindi auguri, auguri di cuore, festeggiate, sì, no, non lo so, in caso aprite i video e venitemi a trovare se siete da soli. Che dirvi, che sia un 2018 proprio come lo desiderate voi, e noi ci rincontriamo qua anche l'anno prossimo, ci conto. Un grande bacio a tutti, grazie per avermi fatto compagnia in questo 2017 e ci vediamo l'anno prossimo, ciao! Buongiorno a tutti, scusate la voce, eccoci pronti per l'estrazione del giveaway del mini haul col giveaway puro bio. Oggi estrarrò il cofanetto con il mascara e la matita per gli occhi, il mascara LEM e la matita per gli occhi. I commenti sono 146, come potete vedere qui, già ordinati dal più recente al meno recente. Dal più recente, eccomi qua, vado su random.org e faccio uno di 146 e vediamo chi è il fortunato. Incrociate le dita per l'ultimo giveaway dell'anno. 94, vedo chi è e assegno subito il premio. E la numero 94 è Alegi Topper, che già, se non mi sbaglio, ha vinto qualche giveaway di arte per te. Beh, vuol dire che è fortunella, ha concluso l'anno con un po' di fortuna. Quindi, carissima, buona idea, le composizioni Sien sono prodotti molto buoni, anch'io sono per i pensieri poco costosi, altrimenti quelli homemade, ma a chi so che apprezza, perché il fatto a mano non significa poco costoso. Giustissimo, hai vinto tu! Mandami il tuo indirizzo e sarò lieta di inviarti il pensierino della Puro Bio mascara e matita. Questo è soltanto l'ultimo giveaway del 2017, ma tanti altri nel 2018 vi attenderanno, quindi grazie a tutti per aver partecipato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e congratulazioni!